siete tu e Mary? Vi siete dimenticate che dovevamo vederci? Vi stiamo aspettando da un bel po' di tempo. Cosa? Non venite all'allenamento? E quando pensavate di dirmelo? Cominciamo bene. Dove sono finite? Ma Scott, devi smetterla di parlare, soprattutto perché Diana è nervosa. Ascoltate, ragazze, sono stufa della vostra assenza. Ogni volta avete una scusa. Non è bello che non prendiate seriamente gli allenamenti. Eva e Mary sono di nuovo assenti. Va bene, Diana. Mary ed Eva assenti. Cosa? Va bene, ragazze, ciao. Bene, Nat, oggi ci alleneremo solo noi. Le ragazze non verranno, ovviamente. Non si alleneranno. Va bene, Diana, sono contenta di stare con te. Siamo in tre comunque, ci sono anche io. Ragazze, qual è il problema? Posso fare io la parte di Eva e di Mary? Io vi guardo bene quando vi allenate, mi sono memorizzata tutte le mosse. Oh, Giada, grazie mille. Ma ti ho già detto che tu non sei una cheerleader. Ormai fai parte del nostro gruppo, ma non sei un membro della squadra. Voi due venite con me, cominciamo. Uno, due, tre. Vittoria! Hai sentito? È un elefante affamato che chiede di essere nutrito. E quello è un leone con una zampa ferita. Salvo animali ogni giorno e ho bisogno del tuo aiuto. Riportiamo questi animali in perfetta forma e costruiamo case per ognuno di loro. Scarica ora il nostro gioco. I nostri amici animali ti stanno aspettando. Ma io non devo perdere la speranza. Forse un giorno potrò tornare nella squadra delle cheerleader. Le bani sono super! Siamo le migliori! Vinceremo! Noi siamo le bani! Diana, questo è un totale fallimento. Nat non è per niente coordinata. Ma Scott, ho visto! Nat, qual è il problema? Scusa, Diana, ma mi sei alzata l'uniforme! Nat, ti ho già detto altre volte che devi indossare il top per allenarti, così ti puoi muovere tranquillamente e puoi alzare le braccia. Su, forza, iniziamo! Va bene, Diana, la prossima volta metterò un top! Vittoria! Le bani sono super! Siamo le migliori! Vinceremo! Beh, è vero! Questo non è un allenamento, è un totale fallimento! Urgente bisogno di una vacanza, sono troppo stanca! Diana, non preoccuparti, puoi contare su di me! Posso sostituire chiunque, per favore dammi una possibilità! Oh, va bene, il mio cervello ha bisogno di una vacanza e ne ho bisogno subito! Non resisto qui un minuto di più! Diana, manca ancora un sacco di tempo per andare in vacanza! Diana, sei arrabbiata per il top! Nat, stai tranquilla, non importa, io devo pensare ad un piano per andare in vacanza! Ragazze, io rimango qui da solo, cosa faccio qui? Oh, vabbè, puoi andare, l'allenamento per oggi è finito! Ci organizzeremo meglio la prossima volta, te lo prometto! Ciao ciao! Lo spero anch'io, perché non ci si può allenare in questo modo, non va bene, non si addice a delle cheerleader, soprattutto le bunny! Avete visto che bello il mio zaino? Dovete prenderlo anche voi! Che dovremmo fare? Semplice! Le bunny usano accessori a forma di coniglio, noi dovremmo avere tutto in stile rana! Ragazze, ragazze, guardate, penso che Kev ci stia provando con pizza! Beh, sì, se non c'è oggi, Kev ha colto questa opportunità! Ragazze, guardate com'è facile far innamorare Kev! Kev, come stai? Mi tocca lavorare da sola, spero che non ci sia troppa gente! Mi dispiace, aspetta un attimo! Sophie, sto bene, grazie! Pizza mi ha regalato una cioccolata, è una bellissima giornata! Lo sapevamo, Kev! Ciao, Kev! Una cioccolata calda, per favore, pizza! Dim, cosa faccio adesso? Dim, ti ho comprato tutto quello che volevi, perché piangi? Non capisco! Dim, hai sbagliato la taglia, sono troppo grandi per me! Mi stanno malissimo! Guarda, Kev, guarda che schifo! Come faccio a mettere una cosa del genere? Ma no, Molly, non sono così male, magari sono un po' larghi, ma sono carini! Wow, ma quei pantaloni sono orribili! Chissà quanto avrà speso! Non gli offro più niente! Dim, hai sentito? Tutti pensano che fanno schifo questi pantaloni, io non me li metto! Ma non è vero, a che piacciono e anche a me! Molly, ti sei messa a vendere i vestiti adesso? Per prima cosa non sono vestiti, ma un pantalone, poi è nuovo! L'ho comprato oggi con Kev, guardate ancora l'etichetta! Hai lo scontrino? Ma certo, nel sacchetto! Vedete? C'è ancora l'etichetta attaccata! Potete vedere anche il prezzo, non stiamo mentendo! Devono essere miei! Sì, sono bellissimi, va bene Molly, dammi quei pantaloni, li voglio misurare! Cosa e con quali soldi li pagherai? Ma certo che ti stanno, guarda, ti stanno benissimo, sono perfetti per te! Molly ha detto che li proverà dopo e deciderò se comprarli o no, ma non mi stare addosso! Su, voglio provare allora, Molly vuole sapere se li prendi o no, altrimenti li farà vedere a qualcun altro! Oh, mamma, come sono lunghi! Sì, guarda, sono elastici! Aspetta, ti aiuto io! Aspetta, tira un po' qui! Ciao ragazzi! Ragazzi, le Frogs hanno preso il bar per uno spogliatoio, guardate! Ma che dite? Piuttosto aiutatemi a tirarla su, non vedete
che faccio fatica. Ascolta, non vedi che mi stringono e mi danno fastidio? Che disastro, è sempre la solita. Ma mamma, come hai fatto a spendere tutti quei soldi per quei pantaloni? Compra qualcos'altro, Molly. Blondie, stai zitta. Non ho parole. Sophie, forse dovevi prendere una taglia in più. Non ho capito, i giocatori di basket mi hanno appena presa in giro. Allora hai capito bene. Quindi li compri i pantaloni? No, toglimeli subito. Va bene ragazzi, andiamo. Ho pensato che dovrei fare qualcosa per il mio fisico. Voi cosa ne dite? Diana, cosa ti sei messa? Diana, non so se il prof Mike ti permetterà di entrare in classe vestita così. Ragazze, non capisco, qual è il problema? Non mi sta bene? Io penso che questo colore sia fantastico. Comunque devo organizzarmi per quella vacanza. Diana, no, devi subito andarti a cambiare. Diana, non sai che il prof Mike può chiamare i tuoi genitori? Ciao ragazze, scusate il disturbo. Come state? Ciao perdenti, stiamo bene. Come mai siete venute qui nel nostro spogliatoio? Non avete visto che c'è scritto Bunny fuori? Sì, cheerleader. Le vacanze estive sono vicine e noi stiamo organizzando una nuova squadra. Sì, una squadra di scout. Ragazzi, avete sentito? Non siamo le uniche a sognare delle vacanze. Ragazzi, non faremo parte della vostra squadra. Non vogliamo essere morse dalle zanzare o da altri insetti. Io e le ragazze andremo in vacanza in un posto bellissimo. Hai sentito? Te l'avevo detto che era inutile venire qui. Abbiamo perso tempo. Ragazze, pensateci. Chiameremo anche i giocatori di basket. Anche i nostri ragazzi ci saranno. Sarà divertente. Ascoltate, noi siamo contente che voi vi divertite in questo modo, ma noi preferiamo divertirci in un altro modo. Siamo delle cheerleader, ragazze. Non dimenticatevelo. Sì, ha ragione. Hai sentito? Lo sapevo che alla fine ci saremmo state solo noi, i nostri fidanzati. Stai tranquilla, lo sapevamo che sarebbe andata così. Ma noi creeremo una squadra. No, dobbiamo assolutamente chiedere ai giocatori di basket. Andiamo. Oh, ciao ragazzi, avete per caso una penna da prestarmi? La preferirei blu. Patrick, hai sentito? Ha bisogno di una penna perché blu. Perché dicono che sei affascinante se vestito in modo pessimo? Prima di tutto, come avete detto voi, sono affascinante. Poi questa è una giacca di ultima collezione, non capite niente. Scusa, puoi smetterla di toccarmi con quelle mani? Mi disgusti. Sai chi siamo? Sì, certo, ovviamente, nessuno. Insomma, mia, tu devi solo ascoltarmi e fare tutto quello che ti dico, va bene? Ok, cosa sta succedendo qui? Non capisco. Beh, hanno cerchiato il tuo Ryan vicino agli armadietti. Nessuno, hai detto? Siamo dei giocatori di baseball. E siamo bravissimi, capito? Ah, davvero, giocatori di baseball? Già, ecco la mazza. E la mia è sull'altro armadietto, vuoi vederla? Allora, ragazzi, cosa volete da me? Voi avete le vostre mazze, io la mia fantastica giacca. Abbiamo gusti diversi. Oh. Dice che abbiamo gusti diversi. Su, dai, parliamone. Scusate, ragazzi, ma cosa sta succedendo qui? Avete bisogno di qualcosa? Vi possiamo aiutare noi? Lei è la mia, tranquilla. I ragazzi sono venuti qui perché volevano sapere la marca del mio giacchino. No, non è per questo. Ascoltate, perdenti, dovete stare lontano dal mio Ryan. Sono stata chiara? Sì, perdenti, andate via o altrimenti vi farò vedere una mossa. Sì, va bene, abbiamo capito. E tu sei stato fortunato oggi, ma non pensare che sia sempre così. Ci vediamo alla prossima pausa. Leila, ma che problema hanno con me? Non lo so, amore, ma tranquillo, sono solo dei perdenti. Ti proteggerò io. Avete visto quanto erano spaventati dalla mia mossa? Sì, mio, sono corsi via perché avevano paura. Allora, dove eravamo rimaste? Del fatto che siamo diventate migliori amiche. Dice sul serio, Leila? Sì, Ryan, e poi mi ha promesso di darmi le cose della sua boutique a rate. Beh ragazzi, questa merenda è buonissima. Sì, Oreo e latte, buono, molto buono. Quindi Max, Mary non ti ha mandato nessun messaggio? No, non mi ha ancora scritto. Non preoccupatevi, presto le ragazze saranno nostre. L'importante è seguire il piano. Chiaro? Onestamente non mi piace il tuo piano. Dai Sophie, sei un nuovo membro del nostro team. Ai giocatori di basket piacerai sicuramente. Prova a dire, questo latte è buono, vero ragazzi? Perché devo dirlo io? E chi allora? Noi? A noi già ci conoscono. Ascolta Sophie, sei una frox o vuoi essere una perdente? Ok, ci proverò, spero che vada tutto bene. Ragazzi? Cosa c'è? Giocatori di basket, quel tavolo è nostro. Lo dovreste già sapere, ormai ci sediamo sempre qui. Beh, ma loro sono troppo distratti dal basket per saperlo. Ok, io me ne vado. Ragazze, siete molto belle oggi, soprattutto tu, Diana. Dov'è la mia cara Mary? Ed Eva? Le vostre care ragazze sono assenti oggi. Era ovvio, visto che non sono qui. Conto fino a tre e poi ve ne dovete andare. Grazie, giocatori di basket! Ascolta, Simone, che piano hai in mente? Lo scoprirò. Frogs, ma che fine avete fatto? Vi stavo aspettando. Diana? Buongiorno, prof Mike. Per favore, puoi spiegare ai giocatori di basket che non è bello occupare il posto di altre persone? No, prof, non è come sembra.
Frogs, vi aspetto su. Ora, Diana, come ti sei vestita? Oh, Prof Mike, sapevo che me l'avrebbe chiesto. È solo un top e un pantalone e non c'è niente di male. Diana, adesso chiamo subito i tuoi genitori. Vai subito a cambiarti. Nel frattempo ti presto il mio giacchino. Prof Mike, non sono una bambina dell'asilo che ha bisogno di essere vestita da lei. Diana, per favore, cambiati i vestiti. Ti controllerò alla prossima pausa. Prof Mike, ho bisogno di andare in vacanza. Va bene, andrai in vacanza, ma vatti a cambiare subito. Ragazzi, sto scherzando, vero? Non è possibile che non posso mettere quello che mi piace. Diana, non ti arrabbiare, dai. Sì, ma non stai zitto. Cosa vi porto? Ragazzi, vado fuori. Se avete bisogno di me, mi trovate lì. Un bicchiere di latte. Va bene. Kev, che cosa devo fare? Qualsiasi cosa faccio con moglie è sbagliata. Le ho fatto un regalo. Non lo so nemmeno io, amico mio. Mi dispiace. Quei pantaloni li ha scelti lei. Adesso non le piacciono più. Era così contenta al negozio. Non so cosa li ha preso. Sì, ma non è un problema tuo se moglie è strana. Anzi, direi matta. Ragazzi, per favore, comprate questo pantalone. Vi faccio lo sconto. È bellissimo. Molly, stai dicendo che noi siamo più grasse di te? Molly, mi dispiace, ma a noi il rosso non piace. Non è un colore che ci sta bene. Non sono rossi, se li giri diventano blu. Blu, rosso, blu, rosso, blu, rosso. Il blu ti piace? Dai, vi prego. Molly, ascoltami bene, perché non mi voglio arrabbiare. Quei pantaloni non ci piacciono. E Diana, sai una cosa? È Dima chi mi ha comprato questi pantaloni. Oh, ragazzi, sapete, sono davvero molto stanca. Per favore, andiamo in vacanza. Scappiamo, andiamo da qualche parte. Ora, ma non possiamo, questo è il secondo quadrimestre. Diana, ma cosa dici? Ragazzi, vogliono andare in vacanza, dove, dove? Simone, io non ho capito. Aspetta, ascolto io. Ragazze, ci prenderemo una settimana di ferie da scuola e voleremo da qualche parte. Potremmo andare alle Maldive. Che ne dite? Tutti si meritano una vacanza, soprattutto noi. Maldive? Sì, sì! Bene, è fantastico. Perché siamo ancora sedute qui? State tranquille, faccio tutto io. Chiamo io, prenoto e compro i biglietti. Non ci credo. Sto sognando. Oh, aspettate. Non sono pronta per la prova costume. Come faccio? Ragazzi, avete sentito? Se ne vanno, si stanno prendendo una vacanza. In che senso? È impossibile. Niente è possibile per loro, possono fare tutto. Dai ragazzi, andiamo. Simone, salutaci Prof Mike. Dove stanno andando? E lasciamo andare così? No, non possiamo lasciarglielo fare. Ragazzi, avete visto la faccia dei giocatori di basket? Erano senza parole. Bene ragazzi, le Maldive ci stanno aspettando. Oh, ragazzi, spero che il Prof Mike ci capisca e ci perdoni. Dopotutto siamo andate in vacanza. Ho già preparato i vostri vestiti. Ecco, vi piacciono? Uno per te e uno per te. Tieni. E adoro l'arancione. Bene, su, cambiamoci e mettiamoci in viaggio. Sì, forza. Provate solo a dire qualcosa a qualcuno e vedrete. Dovete stare zitte e buone, capito? Shh. Ragazze, forza, pensiamo a un titolo da dare a questa vacanza improvvisata. Avete qualche idea? Le vacanze indimenticabili delle donne. È perfetto, allora buone vacanze a noi. Sì! Fermatevi ragazze, perché non ci sediamo un po' prima del viaggio? No, ci siederemo sull'aereo. Cosa c'è in questa valigia? Giada, che domande fai? 100 costumi da bagno. Non capisci che dobbiamo metterne di nuovi ogni giorno per fare foto e video diversi? Oh, è così pesante. Oh. Bene ragazzi, in questa vacanza posteremo un sacco di foto e tantissime storie. Non vedo l'ora. Sì ragazzi, così i giocatori di basket rimarranno a bocca aperta. Intendi Simone? Mary ed Eva non sono qui. Hai sentito? E allora andiamo. Simone, devi fermare Diana. Poi anche Eva e Mary andranno da loro. Non possiamo permetterlo. Ragazzi, questo è per noi, per profumare come delle dive sull'aereo. Mua! Cosa, Diana? Hai deciso di organizzare una vacanza per i fatti tuoi? Simone? Cosa ci fanno qui? Li avevamo lasciati nel bar della scuola! Allora, Diana, ti consiglio di svuotare le valigie. E in fretta. Altrimenti chiameremo il Prof Mike, ora! Ascoltate, ragazzi, ne abbiamo abbastanza! Avete deciso di rovinare tutto? Diana, Simone è una noia! Io lo dico da molto tempo! No, ragazze, se volete fare questa vacanza e non volete che nessuno lo scopra, allora... Allora veniamo con voi! Andremo a prendere Mary ed Eva prima di andare. Sentite, giocatori di basket, abbiamo deciso di prenderci una vacanza, non riuscirete a rovinarcela! Giocatori di basket, andatevene e provate a dirlo a qualcuno! Oh, davvero? Ragazzi, postiamo le storie! Dai!
Facciamolo. Allora siamo a casa di Lady Diana. Le ragazze hanno deciso di prendersi una vacanza. Anche se mancano 2 mesi e mezzo alle vacanze. Che ne pensa di questo, Prof Mike? Sapete una cosa, giocatori di basket? Ce la pagherete! Siete solo invidiosi, sì, invidiosi. Che razza di ragazzi siete? Non siete affatto ragazzi. Certo che lo siamo, non andrai da nessuna parte, Diana. Vede, Prof Mike, abbiamo detto alle ragazze che non vanno da nessuna parte. Ragazzi, fuori, veloce! Ragazzi, allora mettete un like, iscrivetevi al canale e aspettate i nostri nuovi fantastici video. E noi ragazze faremo comunque le vacanze più belle del mondo. Giocatori di basket, andatevene! Sì, nessun problema. Non voli da nessuna parte senza di me, Diana. Bene, domani questi mocciosi se la vedranno con me. Ora andiamo.